Allora, signor Giuseppe, una giornata importante, come sta andando? Benissimo, sono contento anche io, sono contento che sia stata benissimo. Qual è il ringraziamento più bello che vi sentite di fare in questa occasione? Prima lo dico al signore, prima lo dico al signor sindaco che mi ha venuto a festeggiare. Terzo lo dico al dottoressa che mi ha guidato. Quarto lo dico al mio sindaco che pure mi ha fatto la chiamata. E quindi lo dico a tutta la popolazione, lo ringrazio a tutti. Quindi mi hanno dato a salutare. Il sindaco ha ricordato il vostro lavoro e voi siete rimasto legato al vostro lavoro. Lei, bravo, io ringrazio anche a voi e a tutti. Sì, ma il lavoro, allora, il sindaco ha ricordato come siete amato dalle persone per il lavoro particolare che facevate, riscaldavate le case delle persone, no? Il lavoro della legna. Il lavoro? Della legna, quando entravi la legna alla gente. Prima trasferì sempre la legna alla gente. L'aveva trasferito pure il signor sindaco. A tutta la popolazione, trasferì 200 carne legna all'anno, a lavorare. Lavorava lì con tanto. Era un lavoro faticoso, vi piaceva? No. Ho faticato parecchio. Prima con palombaro, lontano. Da siamo lontani con palombaro. E ho fatto questo. Palombaro di Francavilla? Ah? Di Francavilla, palombaro di Francavilla. Palombaro. Palombaro e la segheria, la segheria. Sì, certo, donna Fredda. Già ho faticato 18 anni, 18 anni con palombaro. Ma quanti caffè avete pagato nel corso della vostra vita? Perché ogni 19 marzo pagavate a tutto il paese. Ho fatto parecchi regali 5-6 anni fa sempre alla gente e mi hanno fatto un compleanno. Ma per devozione verso San Giuseppe o per che cosa? A San Giuseppe. Per San Giuseppe. Che già dice sì. Ecco, la vostra famiglia, un pensiero per la vostra famiglia, per le nipoti, per... L'ha aiutato sempre un regalo a Pasqua, l'ha aiutato sempre un regalo. Ah, questa qua, questa è mia nipote, l'ha già fatto un regalo, che mi mette l'acqua, si chiama tu. Era da un regalo da Pasqua, e questa qua, questa è mia nipote. Ma come si fa ad arrivare a 100 anni? C'è una formula magica? Ma manco qui non ci credevo che arrivava a 100 anni. Non ci credevo che arrivava a 100 anni. Non lo so come ci è già arrivato. E stavo pure un buon arrivo. Ancora mi ricordo tutto questo di Dio. Ringrazio il Signore che mi aiuta e mi fa dormire magnificamente, tranquillamente. Vostra nipote ci ha detto che voi durante la guerra avete fatto cose importanti, avete partecipato a cose importanti. Il lavoro. La guerra, la campagna della Russia. La guerra. Prima c'è stato in Grecia, c'è fatto 2 mesi di prima linea, ha già attaccato il 28 ottobre, il primo giorno da guerra, ha già arrivato fino a Kalbach, sempre avanti, abbiamo fatto l'attaccamento, abbiamo detto che siamo fatti diretto. La compagnia mia era di 100 soldati, 30 soldati siamo restati, abbiamo dato assalto alla nord, da tanto abbiamo ripiegato, abbiamo ripiegato fino a Tepellino. Abbiamo fatto fronte, da già stato ferito e gelato, non ha aiutato l'ospedale. E non ha aiutato. Poi, ha aiutato l'ospedale, mi hanno dato la convalescenza, mi sono in Italia, sei in Caglia. E ho fatto il treno ospedaliero, che andava ospedaliero in California. E poi, mi hanno dato la convalescenza. Poi, ha aiutato il posto. L'ho deposito, ha aggiustato tutta la stagione. E poi, mi hanno fatto. Ha fatto a Carpalo Pello il campo, dopo ho fatto il campo mi hanno mandato a Foggia. Allora mi hanno trasferito in Russia, hanno fatto un battaglione giù di Russia. Ci ha aggiustato 18 mesi in Russia. In Russia. Già... C'è stato poi l'incontro con Mussolini, vero? In un ospedale, ecco. Cosa è successo quel giorno? No. Era all'ospedale a Senigallia, è venuto a visitare Mussolini, la malata. È arrivata dopo me, ma ognuno lo domandava. Ma guardate la tabellina, ha detto qua, Cerente Giuseppe, conoscevo del colonnello Trizio, durante il combattimento. Signore sì, è vero che è caduto sul campo di battaglia, signore sì, poi è morto sul campo di battaglia.
Crisi felice, l'hanno fatta a caserma a Lecce. E qui ti mostro il campo di battaglia, hai capito? Allora, poi a Giudice Rossi, è già arrivato fino a Canto Mirof. 50 km che ero pronto da salire, da Stalingrado. Là, mi sono trasferito, dopo 18 mesi mi hanno dato il cambio. Veniamo ai giorni nostri, come passate una giornata normale? Guardate la televisione, passeggiate, che fate? Il Rosso stava bene. No, no, adesso. Adesso come trascorri la giornata? Cosa fai durante la giornata? Sai che cazzo? Quando ero più prima, sì, mi facevo pure una partitella. E se riesco, ci riesco pure, ma faccio pure una da partitella. Non ci riesco. Qual è il piatto che vi piace di più a tavola? Qual è l'alimento che più vi piace? Cosa ti piace più mangiare? Ah, mangio tutto. Una cosa in particolare? No, mi mangio di tutto, mi faccio un bicchiere di vino. Mi fanno la colazione, o io una pasta asciutta, regolare, acido, pastiglia. E poi mi si addorme. Guarda, non pago la televisione. E questo faccio. Qual è il programma preferito? Qual è il programma della televisione che vi piace vedere? Guarda pure, ma lì ha solo sento che con luce, non lo vedo Cristiano. Ma non può fare lei tal. Telegiornale. Che pensate di Lauria? Voi avete visto un secolo di questa città? Insomma, la gente, su voi. Ma vanno tutto bene. Meglio prima o meglio adesso? Come erano le persone? Meglio mo'. Prima era nata a mondo. Prima per montare la carestia. Io prima era un mondo malamente. Non veniva manco a lavorare che non avevamo soldi. Ma avevamo i soldi. Non c'è cosa fare. Prima non. Io una volta mia mamma, già dalla verità, veniva a lavorare. Veniva a fare una festa l'anno, a San Nicolo, San Antonio. Aveva 7-8 10 anni. Non me ne voleva venire un paese, che non avevano soldi. La poveretta mi disse così. Ma io direi le grappe che aveva aiutato a guardare l'animale. Che poi Dio provvede, se ne vieni, non ne tieni, ballo mio, non ne tieni. E mi ne ha preso, mi ha caricato la sanella, ballo pulito, la sarmicetta di legno. E non fastidio in testa. Avevamo la casa da bene, ne avrei qua, ne ho due le rammenze. Ma non se le ero fastidio di... E disse che te bello mio, vado a fare la festa. E mi faccio la festa. E non mi ha fatto la festa, non mi ha fatto. In conclusione, come vogliamo ringraziare tutte queste persone intorno a voi che sono venuti a salutarvi, a farvi gli auguri? Oggi. Anche stasera pure, tutta la giornata. Insomma, oggi mi hanno trattato a troppa bolle. Ma non è troppo bene. Troppo affetto, ma non è mai troppo l'affetto. È 4 giorni che a casa mia non sono tutti i giorni. Sono 4 giorni di festa a casa vostra. 18, io ho fatto compleanno il 18. 18, 19, 20. E 21, che oggi ho avuto sempre folla. Ma non è tutto bene, la ringrazio a tutti. Grazie a voi, grazie.